Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Questa settimana cominciamo una serie di predicazioni nuova, un pochino più leggera dall'ultima. Abbiamo parlato di nelle scorse settimane di quando la vita fa male, per cui del male in generale, l'abbiamo visto sotto diversi aspetti, abbiamo cercato di vedere come fosse possibile trarre il meglio dai periodi dolorosi. Adesso facciamo un qualche cosa di un pochino più, diciamo, leggero. Però prima di cominciare la predicazione vorrei fare un piccolo test. Vi faccio vedere per 3 secondi una immagine. Benjamin, 1, 2, 3, via. Ok, che cosa avete visto? Apollo. Ok. Pezzi da scacchi. Pezzi da scacchi. Sembravano pezzi di scacchi. Pezzi di scacchi. Colonne. Ok. Due persone specchi. Persone. Altre? Due persone allo specchio. Due persone allo specchio. Allora, proviamo a vedere la stessa immagine in un'altra maniera. Vai. 1, 2, 3. Ti do indietro. Cosa avete visto? Quattro persone. Ma chi ha visto le colonne? Alzi la mano. Chi ha visto le persone? Vai a quella insieme. Ok, queste sono. Sono colonne o sono persone? Si capisce? Sono colonne. Non potrebbe anche essere quattro persone che stanno. Questo si chiama allora, la prima cosa che avete detto era che erano colonne. Questo. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, in gergo tecnico si dice invertire la foto, nel senso quello che è bianco diventa nero e quello che è nero diventa bianco, e improvvisamente alcuni di voi, molti di voi hanno detto che erano persone invece che colonne. Questo perché? Perché accade? Due aspetti principali. Uno è perché noi siamo attratti in generale, ognuno è attratto da qualcosa di differente. Ci sono persone che sono più attratte, guardano prima il bianco, e ci sono persone che sono attratte, guardano prima il nero. Se voi guardate il nero, vedete quello che vuole. Se voi guardate il bianco, vedete le persone e viceversa. Il secondo motivo del perché qualcuno ha visto una cosa e qualcuno ha visto l'altro è quello che si chiama latenza della retina. È la persistenza dell'immagine sul nostro occhio, che è l'immagine che rimane per più tempo sulla nostra retina. Più rimane sulla retina, più siamo capaci di capire che cosa stiamo guardando, perché effettivamente se noi lo guardiamo bene alla fine vediamo veramente che sono persone che si guardano e non colonne. Quello che sono gli spazi intorno sono soltanto i riempimenti della luce. Però questo accade non soltanto a livello visivo, non c'è soltanto un livello visivo, questo succede a qualsiasi livello dei nostri sensi, per cui vista, tatto, gusto e soprattutto udito. Per capire una cosa a fondo, per sapere come funziona, per trovare che cosa significa, dobbiamo ripeterla più volte. Chi è che non ricorda, forse non lo so se si fanno ancora, le nottate passate a ricordarsi e a rileggere tutte quante le capitali del mondo per l'interpretazione di geografia, vero? Capitale del Togo? Passo. Capitale del Togo? Ma ragazzi, capitale del Madagascar. Capitale del Madagascar. Tananarive. Comunque la capitale del Togo è Lomé. Siamo forti. Lo dovreste sapere perché c'è stata una amica, Stefania Lanzarin, che è abitata per un periodo. Allora, secondo voi chi è che ti conosce di più in assoluto? Assoluto. Tuo pastore? No.
di sicuro. Tuo fratello e tua sorella, se li hai? Forse. I tuoi genitori, no? Vero, tuo padre e tua madre? È probabile. Ma chi è che ti conosce completamente da quando sei stato progettato all'interno del grembo di tua madre fino al momento in cui lascerai questa avventura terrena? Signora, io per Dio. Grazie, Maria. Non c'è altra persona al mondo che ti conosca meglio di chi ti ha creato. Dio, Gesù, lo Spirito Santo ti conoscono meglio di tutti gli altri. E chiaramente, sapendo come sei fatto, come siamo fatti, sanno che per rimanerti dentro i concetti devono essere ripetuti più e più volte. Nei capitoli da 13 a 17 del Vangelo di Giovanni, e chi mi conosce sa che il mio Vangelo è il Vangelo di Giovanni, sarà, non so che numero di predicazioni che faccio sul Vangelo di Giovanni, Gesù dal 13 al 17 dà in pratica un riassunto generale di tutto quello che lui aveva insegnato in tutti quanti i capitoli prima, e compresi pure quelli degli altri evangelisti. Pensate una cosa, quando stai per andare in un lungo viaggio, no? Devi partire e andare a casa. Che cosa fai? Cosa fate quando devi partire in un lungo viaggio? Oltre alle valigie? Come? Non so, saluti tutti. Dipende come vai. Come? Dipende come vai, cazzo, geografico, biglietto. Ma la cosa che fate, io vi dico quello che facciamo noi. Continuiamo a ripeterci le cose importanti. Le cose importanti sono: ce l'hai il biglietto? Ce l'hai il passaporto? Hai messo fuori la mondezza? Hai chiuso il gas? Ce l'hai le carte di credito e i soldi? Le cose importanti, tutto il resto può rimanere lasciato a casa. Perché? Hai messo fuori l'immondizia? Se torni per una settimana, la casa non è un posto dove dovresti stare. Il passaporto, se non c'hai il passaporto, non passi il controllo. Se non c'hai il biglietto, semplicemente non ti fanno viaggiare. Se non c'hai la carta di credito o i soldi, non riesci a comprare nulla. Per cui ti ripeti le cose importanti, le cose che devono restare. Gesù nei capitoli da 13 a 17 fa la stessa cosa, continua a ripetere più e più volte, vedendoli in variate maniere, cambiando chiaro o scuro, le cose importanti che vuole che restino. Il perché è presto detto, ci conosce, lo sa che se non le capiamo, se non le sentiamo ripetute, noi tendiamo a dimenticare. Allora usa così delle parole chiave, delle parole che devono rimanere, le parole che vuole che rimangano, mostrandole in diverse angolazioni, sfaccettature, colori, per farci vedere a ognuno in una maniera differente, con chi, a ognuno che ha una differente sensibilità possa accettarle e capirle meglio, perché ripetendole rimangano le cose importanti da prendere prima del lungo viaggio, un lungo viaggio che, se siamo presenti, facciamo assieme a lui. Ci sono quattro parole chiave, e sono amare, che è ripetuto 31 volte, odiare, che è ripetuto 9 volte, dimorare, che è ripetuto 11 volte, e glorificare, che è ripetuto 14 volte, dai capitoli 13 ai capitoli 17. Nelle prossime domeniche seguiremo ciascuna di queste parole per capire le cose importanti che Gesù vuole che ricordiamo. Non a caso la serie si intitola Le parole che restano. Cosa vuole che Gesù? Cosa vuole Gesù che tu ricordi? Le parole che devono restare. Cominciamo dalla prima, quella che è ripetuta 31 volte: amore. Allora, che cos'è? Io vorrei che voi adesso diciate qualche definizione vostra di che cosa è amore. Io scrivo qua su questa lavagnetta, sempre che scrive, sempre che scrive. Che cos'è amore?
come definireste voi amare? Dedicarsi completamente agli altri. Allora. Amore, dedicarsi. Altro? Essere disponibile. Essere disponibili? Curare gli altri. Curare gli altri, hai detto? Sì. Altri? Parlare. Perdonare. Perdonare, curare. Sacrificare. Dare oltre se stesso. Ospitare. Notate che ho sottolineato qualche cosa? Amare. Due parole. Amare, che è ripetuto quante volte? Quattro. E un'altra parola. Che qua, come chiesa, non abbiamo scritto. Che cosa ha scritto Gesù? Comandamento. Dai, la prossima. L'amore è un comandamento. L'amore non è qualche cosa che è opzionale, ma qualche cosa che ci viene comandato. Gesù attacca forte qui. Vedete, presente i concerti rock che non è che fanno prima un'ouverture, un'introduzione, un preambolo, iniziano subito Smoke on the Water, ta ta ta, l'epoca mia, iniziano subito forte. Io ti comando, dice all'inizio le cose importanti. Io ti comando, è un comandamento, lo dice non una, ma lo dice tre volte, una all'inizio, una al centro e una alla fine della frase. Questo significa che è una cosa importante. Gesù ci sta comandando di amare, ci sta comandando l'amore. La parola in greco è entone, che significa stare dentro un confine e vivere all'interno di esso. Questo è un comandamento, stare dentro a un confine e vivere all'interno di quel comandamento, di quel posto. Gesù ci sta dicendo, tu come mio, se tu hai amore per me, tu devi vivere dentro il comandamento dell'amore e non andare oltre.
L'amore per Gesù è un limite che tu e io, se siamo sui figli, dobbiamo oltrepassare. Ora immaginate, a noi forse comandamento è una parola, sì, la capiamo, però immaginatevi a chi la stava dicendo, Ai discepoli che erano ebrei, e dove vivevano? A Gerusalemme, o più o meno in quel momento erano vicino a Gerusalemme. Chi aveva scritto i comandamenti, quelli 10? Chi li aveva scritti? Mosè. Difficile. Li aveva scritti Dio. Mosè aveva portato sulle tavole, Dio aveva provveduto alla scrittura. Dove erano stati scritti? Su che cosa erano stati scritti? Su delle tavole di pietra, così che rimanessero in eterno. Dove erano conservati i comandamenti? Dentro l'arca del patto. L'arca del patto dove stava? Il tempio di Dio dove stava? Stava i comandamenti, i 10 comandamenti, le tavole della legge erano dentro l'arca del patto, all'interno del tempio, in un posto speciale che si chiamava luogo santissimo, dove una sola volta all'anno poteva entrare il sommo sacerdote. Più di una volta ha detto che lo legavano, perché se il sommo sacerdote era impuro, il Signore Zotto lo fulminava e lo tiravano qua con la corda per non sentire, cioè aveva i campanelli ai piedi per far sentire se ancora era vivo, perché la presenza del Signore, se non sei puro all'epoca, prima di Gesù, morivi. Per cui stava parlando a delle persone che sapevano che i comandamenti erano posti in un posto santissimo, luogo dove era, dove risiedeva Dio. Immaginatevi che impatto doveva avere sulle loro menti quello che sentivano quando sentivano parlare che l'amore era un comandamento, era la stessa cosa di quelle cose che erano scritte su quelle tavole all'interno del tempio dove era la presenza di Dio. Bene, impatto, differente da come la percepiamo noi. Chi sta scrivendo questo nuovo comandamento? Chi è che lo sta scrivendo? Gesù, il Figlio di Dio. Dove ti sta chiedendo di scrivere questo nuovo comandamento? Nel cuore. Nel tuo cuore. Dove vuole che tu conservi questo comandamento? Voi siete il tempio di Dio. Il comandamento nuovo che dà Gesù è posto nel luogo santissimo, dentro di te, dove c'è la presenza, se tu hai accettato Gesù, dove c'è la presenza di Dio. Tu sei custode, tu sei il luogo santissimo dove deve essere conservato il comandamento nuovo del Signore, il comandamento dell'amore. Per cui io ho sempre detto che l'amore non è un sentimento, ma è un comandamento. Questa volta è un comandamento. L'amore è un comandamento, l'amore è qualche cosa che anche se si perderà tutto quanto, l'amore deve restare. No, per niente, uno dei passi che ho usato nell'orazione funebre per il funerale di Chris era proprio: l'amore non avrà mai fine. Come dice Paolo. Quella cosa che devi portare assolutamente con te quando parti per un viaggio, quella cosa senza la quale non puoi viaggiare, quella cosa, l'amore senza cui la tua vita di viaggio pulserà, non sarà un buon amore, quella cosa senza che tu mostri amore non ti faranno entrare, quella cosa che se te la sporti a casa non ti faranno volare, quella cosa che non ce l'hai insieme a te non potrai avere nulla se non hai amore. Non avrai nulla. Allora, quali sono le caratteristiche però che deve avere questo tipo di amore? Noi abbiamo visto le caratteristiche nostre, quelle della vera vita. Vediamo le caratteristiche che vuole Gesù. Ci sono 7 caratteristiche, 5 e 2, 7, di cui oggi ne vedremo soltanto 3, perché se no facciamo questa sera. La prima affermazione è questa. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la vita di dare la sua vita per i suoi amici.
Qua Gesù ci dà un esempio concreto. Che cosa significa amare? Vediamo qua. C'è, bravo. C'è, più all'interno c'è. Nell'affermazione della Chiesa della Vera Vita posso dirvi che siamo una Chiesa biblica, che siamo una Chiesa di Gesù, perché stiamo dicendo quello che dice Gesù. Qualche capitolo indietro, qua sta dando un esempio, sta dicendo l'amore è dare la vita per i propri amici. Qualche capitolo indietro, al capitolo 13, aveva lavato i piedi, dando un esempio, dicendo proprio, aveva lavato i piedi e alla fine di tutto questo si era fermato e si era rivestito e aveva detto: avete capito quello che ho fatto? Infatti dice così, Giovanni 12:15: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io che sono il signore e il maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Lì l'esempio era quello di lavare i piedi. Essere disposto a toccare le parti impure dell'altro. Essere disposto a purificare l'altro. Perché era una cosa normale quando le persone entravano in casa che l'ospite, se voleva dargli onore, gli lavava i piedi. Chi ospitava? Perché? Perché le strade all'epoca non è che erano bei posti, c'era la gabbia. Quando tu andavi per strada non c'erano le fogne, le persone prendevano e le deiezioni umane, quello che facciamo, venivano presi e buttati in mezzo alla strada. Tu camminavi per strada, i tuoi piedi non erano la cosa più piacevole da sentire a tavola, anche perché non mangiavano seduti, ma non mangiavano sdraiati, per cui sdraiato, scusate, i piedi dell'altro erano vicini al mio naso, e se i piedi dell'altro non hanno un buon odore, il mio vaso non è molto gradevole. Questo era l'esempio che gli aveva dato di lavare i piedi, di essere capaci di coinvolgersi con l'altro. Adesso va più avanti, gli dice che deve amare e dare se stessi e mettere l'altro per primo. Bravi. Siamo una chiesa biblica, dobbiamo mettere l'altro per primo. Tu potresti dire, però, Marco, mi stai chiedendo che per dimostrare amore me ne devo ammazzare? Perché devo dare necessariamente l'altro, per cui devo trovare qualche altro, qualcun altro, che è in condizioni di tra vita e la morte per poter morire al posto suo. Questo è l'esempio che mi stai dando. No, questo è l'esempio che ha dato Gesù. Gesù l'ha fatto una volta e per tutti. Tu non devi più morire per l'altro. Poi in alcuni casi ci sono delle persone che hanno realmente dato la propria vita. Famoso, una persona qua vicino a Palo, vicino Civitavecchia, Salvo D'Acquisto, ha realmente dato la vita, ha preso e ha detto: ok, scusate, voi dovete uccidere tutte queste persone innocenti, sono stato io, ecco, prendetemi. Quello è un caso dove lui, Salvo D'Acquisto, ha dato la vita, ma normalmente non succede, e Gesù ha già dato la vita e ha pagato per tutti quanti. Tu non devi dare la vita, altrimenti se tu dai la vita, come può essere la testimonianza? Dio vuole dei testimoni, non dei caravi. Dio è vero che ti ama e vuole portarti con sé, ma al suo tempo e dopo che lo hai servito. Devi venire, lui ti viene in aiuto alla tua testimonianza tramite la sua morte, il suo amore che ti ha dato, così da poter essere disponibile agli altri. La prossima. Nessun amore più grande di quello di dare la vita, la sua vita, ai suoi amici. Il vero amore è mettere l'altro per primo, dedicarsi completamente agli altri. Penso che ci siamo. Seconda affermazione: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Allora, che cosa significa amare Gesù? Amare Gesù è certamente accettarlo, perché
per amare Gesù lo devi aver accettato, devi averlo reso padrone e signore della tua vita. Avevi detto sì, Signore, io ti riconosco che senza di te sono una cosa inutile. Certamente a pregare e rivolgersi a Lui, ovviamente. Certamente a leggere la Bibbia, la sua parola. Certamente è venire la domenica in chiesa, ma soprattutto è: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. E torniamo al concetto: l'amore è un comandamento, un limite dentro cui devi vivere. Gesù ti sta dicendo: tu per essere mio amico devi stare dentro il limite che ti dà l'amore. Il mio amore per te quant'è? È enorme, per cui il limite tuo dovrà essere enorme, ma tu oltre quello non devi andare, perché se vai fuori l'amore ci sarà l'odio, ci sarà la persecuzione, ci sarà la voglia di vendetta e tutto quello che ne consegue. Siamo amici di Gesù, siamo amici di Gesù, facciamo le cose che Dio ci comanda, le facciamo. Mettere l'altro per primo, curare gli altri, dedicarsi completamente agli altri, sacrificare, curare, sono tutte cose che comportano mettere l'altro per primo. Come definizione, la nostra è la Chiesa verità. E che stiamo facendo, dicendo, stiamo dicendo le stesse cose che dice Gesù. Mettere l'altro per primo, però, dice Gesù, non basta. Ci sono tante persone che mettono l'altro per primo. Immagino, ci sono tantissime persone atee che hanno fatto delle cose meravigliose per il mondo. E non è vero che soltanto i credenti fanno cose belle. Anche i non credenti fanno cose buone. Magari senza la consapevolezza che c'è un motivo che li spinge a quello che è l'amore e loro hanno rifiutato. Ma non basta. Il vero amore è servire l'altro. Non soltanto metterlo per primo, perché dice ok, vai avanti te, no? Ma è seguirlo, dargli quello che gli serve, dargli il meglio, dargli non soltanto il posto davanti a te, ma anche il biglietto che costa di meno, nonostante. Ecco, diciamo un biglietto scontato. E servire l'altro. La terza affermazione: io non vi ho chiamato più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo servo. Però come deve essere questo servizio? Come quello di un servo? Un servo che fa il servo, dice tu fai questo, fai quello, tu fai questo, fa. Un servo è qualche cosa. All'epoca i servi era una cosa normale, anche qui la parola che usa Gesù è una cosa normale, perché attualmente quando tu parli di servo noi scorciamo la bocca perché lo sentiamo schiavitù, prevaricazione, scusate, mi veniva l'inglese, per cui è una cosa negativa, invece loro è una cosa normale, c'erano i servi. Era un mondo fatto di padroni e un mondo fatto di servi. Il servo non faceva le cose, ma non sapeva perché le stava facendo. Falle e basta, e zitto. Non devi capire, mi devi servire. Gesù dice: io non ti chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore. Gesù è venuto a sconvolgere radicalmente questo concetto di servo e zitto, ma di dire: tu mi devi servire, e ti spiego perché tu mi devi servire, ti spiego quali sono i limiti. È un comandamento, sì, ma un comandamento che io ti spiego, perché quella è la tua vita, quello è il tuo bene, quella è la cosa che tu devi fare. Gesù non ti dice che non sei più servo, lo sei stato sotto la legge eravamo servi. Se ci fosse, non ci fosse stato Cristo, noi saremmo ancora schiavi della legge. Dovevamo sacrificare le cose e sperare che il Signore in qualche maniera potesse essere soddisfatto da un pezzo di carne bruciato e coprire tutte quante le nefandezze che avevamo fatto. Era difficile, anzi, era impossibile.
saremo stati per sempre servi e schiavi. Ma ringraziando Dio è venuto Gesù, che ha coperto tutto quanto. E non siamo più servi, ma siamo amici. Ora non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia. Non più schiavo della legge, ma amico di Dio attraverso la legge dell'amore che Gesù mi comanda. Il vero amore ci rende liberi. Qua non c'è scritto. Ma le azioni che sono scritte su questa tabella, su questa affermazione di amore per la Chiesa della Vera Vita, sono quelle per cui noi possiamo essere liberi. Però voi siete miei amici, voi siete beati, da più avanti, se ne fate. Quali abbiamo scritte? Ma noi, come Chiesa, come credenti, le dobbiamo fare. Perché è inutile scriverle qua, e poi non farle. Il limite dove viviamo è un limite non fisico, ma è un limite reale, perché lo dobbiamo mettere in pratica nel mondo reale. Che significa? Qui stava parlando dell'amore gli uni gli altri, stava parlando dei fratelli, e poi vedremo alla fine come si aggancia all'esterno. Perché qua ci fermiamo oggi, perché già siamo a 31 minuti e non vi voglio tenere qua per il tempo. Vedremo nei prossimi messaggi come la famiglia di Cristo, la Chiesa locale, è la palestra in cui farsi i muscoli spirituali per andare a mettere quel limite enorme dell'amore verso la disposizione verso gli altri. Però volevo soltanto dirvi una cosa. Pensate di applicare queste tre cose che abbiamo detto dell'amore ha un campo molto semplice: il tuo matrimonio o il tuo rapporto con la tua famiglia, che è un ambito molto più piccolo di quello che può essere all'esterno del tuo posto di lavoro e il resto. Gesù dice che l'amore è mettere l'altro per primo. Come cambia la tua vita nella tua famiglia, con il tuo sposo, la tua sposa, con i tuoi familiari, se tu metti il tuo sposo, la tua sposa, i tuoi familiari prima di te? Pensaci. Come diventa la tua vita? Come deve trasformarsi per mettere l'altro per te? Per mettere il tuo sposo, la tua sposa, tuo padre, tuo figlio, tuo fratello per te? Come si trasforma la tua vita nella tua famiglia? Se tu rispetti quello che ti dice Gesù all'interno della tua famiglia e servi l'altro, sei un servitore del tuo sposo, della tua sposa, del tuo figlio, del tuo fratello, del tuo padre. Come deve cambiare per stare dentro quel limite? E infine, come cambia il tuo rapporto all'interno della famiglia, sapendo che quello che fai, che potrebbe sembrare che cede la tua libertà all'altro, in realtà ti dice: guarda che quando tu fai questo, tu non sei servo, ma sei amico e sei libero. Cambia radicalmente. E tutte queste cose che sono su questa tavola, noi le dobbiamo applicare alla nostra vita, perché ricordiamoci, siete beati se ne fate. Andiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù di essere il mio amico, di essere il nostro amico, di essere venuto a lavare una volta per tutte con la tua morte l'impunità tramite la quale potevamo essere divisi per sempre dai nostri padri. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, se è stato colpito da qualcosa che hai ascoltato oggi, insieme a me, queste cose nel tuo cuore. Signore Gesù, io voglio che tu mi aiuti a stare dentro questo limite di amore che tu mi hai dato. Insegnami a mettere l'altro per primo.
Insegnami a servire l'altro. Insegnami a sentirmi libero e amico dell'altro, perché sto rispettando quella che è la tua volontà, il tuo amore. Signore, io voglio cedere il trono della mia vita e darlo all'altro, dargli all'altro. Voglio lavare i piedi degli altri perché possano essere puri di fronte a te. Io voglio essere di supporto agli altri, non dargli soltanto il posto avanti, ma aiutarli a essere sempre più a tua immagine. Tutte queste cose me le prego in